Sì, sono andato a dare un'occhiata. Tu come stai? Non so. Anche tu hai visto Gonzalo con un'altra ragazza? No, io non l'ho visto, ma credo ai ragazzi. E se avessero mentito? Ecco, Maya, riflettici un po' sopra. Cerca di aprire gli occhi, vedi? Gonzalo è più grande di te, gli piace fare l'uomo di mondo, capisci? Sfortunatamente Federico e Franco... No! No! Che dici? Smettila! Quei due vogliono condizionarmi, tutto qua! No, vogliono proteggerti, impedire che ti facciano del male. Sì, proteggermi. Se a Federico importasse di noi, avremmo quelle terapie in casa. E Franco? Franco è là, in Brasile. Neanche si ricorda di noi. Quindi che non facciano gli ipocriti con la sorella minore. Senti, sei ingiusta. Se non ci preoccupiamo noi di te, non so chi... Vale, puoi uscire, per favore? Sicura che sia Vale? Sì, e vattene! Pronto? Oh, ciao, amore mio. Cos'è successo? Ti sto aspettando a casa. Perché non sei venuta? Non ti manco. Va tutto bene? Sì, certo. Il fatto è che mio fratello Martin ha avuto un attacco di asma e... No, no! Il fatto è che non voglio vederti, non voglio più saperne di te. Che cosa significa? Che cosa significa? Non sono venuta a casa tua perché ti hanno visto con un'altra ragazza. Ma come ti viene in mente? Chi ha potuto inventare una cosa simile? Non è un'invenzione, ti hanno visto. Mi dispiace vedere che non ti fidi di me, Maya. E mi spiace ancora di più che tu creda alle ignobili bugie che raccontano su di me. Maya, io sono un tipo tranquillo, che pensa soltanto a te, amore mio. Gonzalo, ma come faccio io a crederti? Matt, guarda come siamo ridotti. Non credi a quello che dico io, ma le bugie di un qualsiasi imbecille sì. E dimmi, chi te lo avrebbe detto? Un ragazzo o una ragazza? Un ragazzo. Ah, un ragazzo. Di sicuro sarà uno pazzo di te che desidera solo separarci. E tu hai abboccato. Hai abboccato e gli hai creduto. No, sì, non gli ho creduto del tutto. Non sapevo se credergli. Maya, da retta solamente al tuo cuore. Ascoltalo. Ci sarà sempre qualche invidioso che vorrà separarci. Ma noi due dobbiamo essere forti ed essere sicuri di ciò che sentiamo. Sono un idiota ad aver dubitato di te. Mi perdoni? Certo, amore mio. Come potrei non perdonarti? Allora, vieni qui a casa? Beh, è piuttosto tardi, non ti pare? Sì, hai ragione. Beh, allora ci vediamo domani. Al club. Ciao, un bacio. E non dimenticare, piccola. Io ti amo. Flor, hai trovato il documento di tua madre? No. Domani chiamerò Titina per sapere se è là, se magari lo ha trovato lei. Lo cercherò meglio anche io. Bene, signori, a dormire e sognate angioletti cicciotti che mangiano torte con cioccolato. Dai, Flor, che mi viene fame, sta zitta. Ehi, Flor, vieni che voglio dirti una cosa. Sì, poverino, vediamo come sta ora il petto, bene? Sì, come un motore di Formula 1. Come un motore di Formula 1, bene. Ora però spengo la luce. Flor, aspetta un attimo, io, ecco. Che c'è? Ti voglio dire che... Flor... Sono sicuro che Delfina ha nascosto il bracciale di proposito per diffamarti, ecco. Ah, Martin, non devi proprio pensare queste malignità. Chi potrebbe essere così cattiva? No, a dormire tutte e due, senza tante storie. Mi porti il latte? Anche tu bevi il latte la sera? Anch'io. Bravissimo. La nostra mamma ce lo portava sempre a quest'ora. Ah. Bene, ora ve lo porto io come faceva la mamma. Arrivo. Bene. Avrei indossato volentieri quel bracciale questa sera e invece niente. Delfina, basta, cambia argomento. Era solamente per parlare. Potresti dimenticare quel bracciale. Come potrei dimenticarlo, amore? Se chi lo ha rubato è qui, proprio in questa casa. Continui ad accusare del furto Florenzi. Non sto affermando che sia stata lei, però mi pare un po' strano, no? Non era mai sparito niente in casa prima che arrivasse lei. Delfina, se non la smetti di parlare di quel bracciale, mi andrà via anche la poca voglia che ho di uscire. No. Sì. No, amore mio, perdono. Va bene, ti prometto che per tutta la serata non ne parlerò più, te lo giuro. Mm. Federico, ora vieni qui. Mm.
Esatto! Terremota! No, evidentemente questa pianta era un po' depressa e si è suicidata. Ma adesso pulisco tutto. Dai, ti aiuto. Voi non aiutate proprio nessuno. Via, in camera vostra. Deve farlo lei. È pagata per questo. Sì, va bene. Lasciate stare, grazie. Pulisco io. In 5 minuti sarà tutto a posto. Andiamo, amore mio. Nai, nai, che cosa combinare? Tu prendere scopa, figliola. Oh, my God. Miro per la che tua mi ventana. Sé che todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca. El río será más río, no caerán las montañas. Hai sentito che cosa le ha detto quella strega? È Federico lì, zitto, non ci posso credere. No, 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 quella è impazzita. Pensa di essere la regina di questa casa. Tu vedrai, Nico. Beh, a domani. Ciao. Hai finito di pulire tutto il disastro che avevi combinato, piccolino? Sì, ho finito proprio ora. Come sei sbadata, accidenti. Hai di nuovo sporcato tutto. Che cosa ho fatto? Chiudi la bocca e pulisci ogni cosa, dato che è per questo che sei pagata, carina. Prende, le ho fatto paura. Che pensavi di fare con quel bastone? Picchiarmi? Non lo so. Non ci provare, eh? Cosa succede? Avete visto un topa? No, ma era comunque una brutta bestia. Tanto non finisce così, eh? So perfettamente chi ha rubato il bracciale di mia figlia. E non mi fermerò, lo dimostrerò a tutti. Tu mi sei testimone, Greta. Da non credere. Testimone di che? Della malignità di quella pazza. Ascolta, ragazzina, dare consiglio. Se tu volere restare in questa casa, dovere sopportare i capricci di mamma mala. Perché? No, ma chi l'ha detto? Io sono povera, ma ho dei principi. Non ruberei mai. E se quell'arpia continua ad accusarmi, giuro che la uccido. Poi la cucino, me la mangio e dopo me ne vado. Beh, sperare che no. A dire verità, beh, ecco tu essere un pochino brutale, no? Un poco coffa con mani. Ma d'altro canto io sapere che bambini vogliono te molto bene. Anch'io li adoro. Non ci posso credere. Ma perché? Perché? Io non volevo questo. Beh, non fare così adesso, piccolina. Vuoi sapere una cosa? Vederti così in mezzo a tutta questa sporcizia con scopa in mano e faccina triste, sai chi sembrare? La povera Cenerentola. Sei proprio identica. Andare meglio? Sì, finisco di pulire e vado a dormire. Allora, a domani, auf Wiedersehen.
cosa state facendo? Che follia è mai questa? Ma che ti è preso? Niente, ho perso un po' la calma, Greta, stavo... Basta, basta, non volere sapere più niente. Adesso andare immediatamente a dormire. Lasciate no, solo questo, pulisco qui. Nai, nai, non fare più niente e non volere. Altri disastri in questa casa, perché in casa Fitzwalden è tutto molto costoso e io sarei stanca di questa isterica pugna secca, quella strega di...